Forza Italia abbiamo una certezza, gli studenti, le famiglie, il paese non potrebbero reggere un terzo anno di improvvisazione nell'organizzazione scolastica dettata da nuove fasi di emergenza che ad oggi non si possono escludere, anzi. Ma dal marzo 2020 abbiamo fatto tanti progressi. Rispetto alle vaccinazioni degli insegnanti, devo dire che gli insegnanti, parlerei al... diciamo sia al maschile che al femminile, perché non abbiamo solo le insegnanti, quindi gli insegnanti sono stati molto generosi, hanno dimostrato tanta responsabilità, sono stati i primi a vaccinarsi. Poi è stata una scelta dell'Italia, del nostro paese, di dire sospendiamo le vaccinazioni per categorie e passiamo al dato anagrafico, alle vaccinazioni per età. Io credo che molti di quei docenti che non si sono, come dire, vaccinati in una prima fase, dopo lo hanno fatto da cittadini, perché sono arrivati regolarmente a vaccinarsi con la campagna di vaccinazione nazionale. Quindi non punterei il dito contro gli insegnanti. Detto questo, bisogna vaccinarsi tutti, quelli che sono a scuola, perché la scuola è un servizio pubblico essenziale, come la sanità. Non a caso è un servizio finanziato dallo Stato. E io sono giovane, ma non così non sono così giovane, ma non posso dimenticare che quando avevo 19 anni nel 1975, per entrare nei ruoli dello Stato, ho fatto una serie di esami perché ho dovuto presentare il certificato di sana e robusta costituzione, e questo lo facevano tutti gli statali, erano altri tempi, c'era il medico scolastico. Poi pensavamo di aver superato una fase di criticità sanitaria. Purtroppo ci è capitata la pandemia e allora dobbiamo adeguarci. Ha fatto bene il presidente Berlusconi a dire che opporsi ai vaccini non è libertà, è libertà vaccinarsi. Io giro col Green Pass per me è un pass, insieme al documento d'identità, per me è un passaporto di libertà. Quindi dobbiamo chiedere a tutti quelli che andranno a scuola, docenti, personale scolastico, piuttosto che studenti che lo vorranno, di vaccinarsi. Ma i supplenti, Giannelli, come faremo con i supplenti? Quindi non è che abbiamo chiuso la storia con i docenti titolari. Arrivano i supplenti in classe, che facciamo? Andiamo a vaccinare il supplente che viene chiamato al mattino? Già abbiamo tanti problemi per coprire. Allora, il Green Pass, il paese ha fatto un passo in avanti decisivo, quindi dobbiamo tenere presente questo. E poi sono d'accordo con chi è intervenuto prima di me, in particolare con l'amico Giannelli, che questo è uno dei problemi. È condizione necessaria, ma non sufficiente per la ripresa delle lezioni in presenza, proprio perché abbiamo già commesso l'errore con l'Azzolina di puntare tutto solo sui banchi e abbiamo visto che il monoposto, che è stato un fallimento. Oggi, dopo 2 anni, e gli apprendimenti perduti sono veramente tantissimi, non possiamo permetterci il lusso di lasciare i ragazzi ancora a studiare da soli, non in dati. Assolutamente. Poi un giorno mi racconterà, delle zuffe con i suoi colleghi di coalizione, che invece, come sa, oggi alcuni di loro addirittura scenderanno in piazza per dire no al Green Pass, per contestare queste vaccinazioni. Mi racconterà come sicuramente sono qui.